toccato con il cuore, ha messo l'anima in campo e merita assolutamente di essere in vantaggio di 4 punti a 45 secondi alla fine. 71 a 67 per questi ultimi 45 secondi. Sì, è vero, qualcuno mi ha detto: ma perché rispondi personalmente alle critiche che arrivano via internet? Mi permetto di farlo un'ultima volta. Noi non possiamo fare nulla per l'inconveniente tecnico che impedisce di vedere la partita. Possiamo essere ovviamente dalla vostra parte, ci dispiace per quello che è successo. Adesso voi potete rivederla, credeteci, la frustrazione è tanto vostra quanto nostra, che cerchiamo di raccontarvela sia pure in formato radiocronaca. Ultimi 45 secondi, comunque tutti da vivere con un possesso Gianmarco per Teramo veramente fondamentale. La palla della partita, Ugo. Brandon Brown, marcato durissimo da Pozzis, che ovviamente cerca di interrompere ulteriormente lo scorrere del tempo. La scelta di Sergio è abbastanza chiara ed evidente, quello di arrivare al bonus. Fallo tattico commesso da Pozzis. Se questa teoria è giusta, ne commetteranno immediatamente un altro. McGrath ad amministrare la rimessa, si fa vedere amoroso, che viene subito attorniato, questa volta è Mancinelli a fermare il cronometro col fallo. Adesso ne faranno penso un altro, anche se non è così scontato, potrebbero decidere di difendere a 41 secondi dalla fine, ci sono tre possessi di mezzo, quindi ecco, sono curioso di vedere quale sarà la scelta di Sergio. 4 punti separano le due formazioni, la Terkas 71, palla in attacco, difendono, niente fallo adesso. Allora il raddoppio Pozzis che scambia la difesa su Di Brown, arriva Veracella con un rimbalzo straordinario, poi manca in realtà il canestro che poteva chiudere definitivamente la partita. Cerella in 2 secondi, e questo è il basket, fa la cosa che può essere la più importante del match, andando a conquistare un rimbalzo d'attacco che poteva diventare mortale e definitivo, decidendo poi di buttarsi subito dentro il canestro e mancando l'appoggio riconsegna palla. Che cosa ha fatto nel bene e nel male Cerella nel giro di 2 secondi? Guarda, la cosa poi più deleteria è l'aver commesso il fallo, se non vado il fallo successivo. Esatto, quello è stato forse il danno più grave che ha provocato alla sua squadra, perché comunque prendendo rimbalzo e anche sbagliando il tiro, che comunque era già di per sé una scelta sbagliata, anche se va detto, per quelli che poi non hanno potuto vedere, cioè i nostri telespettatori a casa, era un tiro che era una penetrazione che ci poteva stare, perché aveva messo un calcio su rimbalzo gentile e si è procurato per un lieve infortunio della spalla. Ecco, il danno più grave era stato quello di fare il fallo su tutte, però ha sbagliato il primo tiro libero. Omar Cook mette dentro il secondo che consente a Milano di arrivare a una distanza di 3 soli punti rispetto a Teramo, arriva immediato il fallo e a questo punto sarà veramente uno stillicidio, punto a punto, secondo a secondo, fallo su fallo per cercare di recuperare il possesso che possa diventare determinante. Quanto pesano anche i liberi? Un libero... I liberi, Ugo, pesano in una partita di pallacanestro punto a punto, i tiri liberi pesano veramente moltissimo. E grazie a questo caso non sbaglia il primo, dovesse segnare anche il secondo, diventa veramente poi difficile per Milano riuscire a portare a casa i 2 punti. 73 a 68 per la banca del Castellano su Emporio Armani Milano, vuole il fallo immediatamente davanti, concedono invece il tiro da 3 a Mancinelli. Che si avvia gli ultimi 10 secondi con il possesso della palla in mano. Donny McGrath va a prendere il fallo di Jacopo Giacchetti quando è davvero troppo tardi. 6 minuti, 6 secondi e 94 centesimi per Castellano 73 e poi Armani Milano 68. Che partita! L'abbraccio di Ramaglia Cerella. Se questa partita, come sembra, dovrà andare a finire, terminerà con una vittoria di Teramo, Cerella sarà molto contento. Se dovesse finire in senso contrario, Cerella non dimenticherà davvero questa partita molto a lungo. Se c'è un ragazzo che ha una motivazione in più in questo momento in campo, ma guarda, per tifare Teramo, ovviamente Cerella. Sono adesso addirittura 6 punti, 74-68, Cerella cerca anche di recuperare palla,
Carlos, l'arresto, il tiro, non va nemmeno questo, Brandon Brown conquista l'ultimo rimbalzo e ferma il punteggio sul 74 a 68, Milano esce sconfitta, non avveniva dal 2009, lo abbiamo detto, 22 maggio 2009, la vittoria che permise alla Banca del Castello di prolungare il quarto di finale per Teramo, punti fortissimi ed importanti, la seconda vittoria consecutiva per Teramo dopo quella avvenuta in trasferta. Milano, una battuta d'arresto, l'avevamo detto all'inizio Gianmarco, non così impossibile da pronosticare forse, Milano ha gestito la partita con grande autorità fino alla prima metà del match. Poi la differenza l'ha fatta l'intensità, certo che se vai a vedere Brandon Brown, 28 punti, 62% da 2, 50 da 3, con 6 rimbalzi, 7 falli subiti e 3 assist, chiaramente capisci che tanta Teramo è stata e passata nelle mani di Brandon Brown. Mettici pure l'ottimo esordio di Donny McGrath, che comunque i 4 assist li ha smazzati, davvero la grande differenza sta tutta qua. Un commento conclusivo da parte di Gianmarco Pozzetto? Provo a riassumere il cuore, la pallacanestro spesso si dice solo e grazie al cuore, e penso che questa sia la più clamorosa delle dimostrazioni. Non c'è paragone dal punto di vista tecnico, non c'è paragone dal punto di vista fisico, non c'è paragone in quasi niente. L'unica cosa che questo pubblico è stato splendido è i ragazzi forse anche di più. Poi per quanto riguarda Cerella è vero che ha commesso degli errori, è vero che quella penetrazione poteva costar caro, soprattutto poi il fatto commesso, però è anche vero che io vedere questo tipo di giocatori impazzisco, e quindi il mio MVP, dando per scontato che poi Brandon Brown ha fatto quella partita pazzesca, però Bruno Cerella per il cuore che ha messo negli ultimi 2-3 minuti. Siamo in conclusione, io ovviamente faccio le mie scuse più vere, più profonde, più sentite per i problemi tecnici che abbiamo avuto durante la messa in onda di questa appassionante partita, di questo appassionante anticipo di quindicesima giornata, una quindicesima giornata tra l'altro che si accenderà di tante sfide. Una piccolissima parola per il Derby Veneto, è bello poter dire che l'altra squadra che è arrivata dalla Lega 2, Venezia, potrà giocare un derby davvero emozionante. Questo è il basket, lo abbiamo visto sintetizzato in questa partita vinta dalla Banca del Castellano sulle Pone Romane Milano, Davide Pantagonia, 74-68, è tutto da Teramo, alla prossima e che il basket sia con voi.